è che noi vogliamo davvero un centro-sinistra aperto, largo, inclusivo, che sia capace di unire tutte le forze che si riconoscono in un campo di centro-sinistra. Con un gesto che io definisco una rivoluzione copernicana, ha anche con sincerità rivolto l'attenzione agli altri potenziali membri della coalizione. È stato un lavoro politico difficile perché ci abbiamo lavorato tutti, hanno lavorato i componenti della maggioranza ma anche le due aree della minoranza e alla fine abbiamo consegnato a MDP, a Sinistra Italiana, alla Bonino, a tutte le componenti del centro-sinistra, all'UDC, l'idea che poi è l'idea vincente del centro-sinistra che si propone per il futuro del Paese, addirittura costruendo un meccanismo di programma. Beh, io penso che se noi non riusciamo in un tempo brevissimo come si riesce a costruire una coalizione, avendo fatto una legge che prevede le coalizioni, la situazione ahimè, rischia di essere questa. Oggi mi sembra che abbiamo fatto un passo per uscire dal vicolo. Adesso mi pare che le sue parole siano state questa volta piuttosto esplicite. È evidente che tutto è molto complicato, che ci sono un sacco di ostacoli e io lo capisco anche delle diffidenze, dei sospetti dal punto di vista di tutto ciò che abbiamo alle spalle, però noi siamo in uno di quei momenti in cui la responsabilità di una classe dirigente, dei gruppi dirigenti della sinistra, del centro-sinistra, non solo dentro il PD, è fondamentale. D'altra parte o si ricostruisce il perimetro di una coalizione larga, inclusiva, civica, come ha detto ieri Giuliano Pisapia, o siamo destinati ad una sconfitta. Fra 2 anni, ha detto Renzi, non ha nessuna credibilità. Non ho visto le stesse parole da Bersani. Se Bersani ha deciso di riproporre una riedizione della sinistra senza nessuna possibilità di governo, io non ci credo, perché conosco Pierluigi Bersani e conosco la sua cultura di governo. Il riconoscere che con l'autosufficienza si perde e che quindi bisogna costruire delle alleanze. Adesso si tratta di vedere i contenuti di un programma.